finalmente un'opera degna della Mostra del Cinema, Accattone. Una storia scritta con la macchina da presa. Un film che non nasce dal cinema, ma da un'esperienza poetica. Un film che ha provocato il più delirante successo della 22esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, scritto e diretto da Pierpaolo Pasolini. Questo film non ha bisogno di frasi pubblicitarie. La critica italiana già ve lo raccomanda e ve lo indica come un film da vedere. Pasolini ha preso di petto cinematograficamente la sua materia. Mondo delle borgate, oziosi, ladri, impastato di brutalità e di sottile perversione. Un linguaggio spoglio e colto, un altro segno della complessa vitalità del cinema italiano. Pasolini ha colto nel segno. Dissentiamo da coloro che hanno escluso il film più stimolante dell'anno dalla magra competizione veneziana. Diretto con innegabile intelligenza. Il successo del film è stato clamoroso. Ricordate Accattone. Ricordate quello che ne avete letto, quello che ne ha scritto la critica. Accattone è un film che potete discutere, accettare, respingere, ma che comunque impegnerà la vostra intelligenza in un gioco che non sempre il cinema offre. Non perdete l'occasione, per una volta, di vedere un film intelligente. Accattone di Pierpaolo Pasolini lo è.